Allora, buongiorno a tutti. Prima puntata, ragazzi, meglio comici perché? Perché ormai praticamente tutti quanti da ogni fronte ci stanno rubando il mestiere. Noi comici, cioè tutti quanti vengono definiti comici, o per dileggio, che è una roba bruttissima, no? Quando si vuole insultare qualcuno gli si dà del comico, gli si dice pagliaccio, oppure ma perché non vai a Zelig? Una roba brutta, no? Oppure ci rubano proprio il mestiere volutamente, cioè ci sono persone che fanno il salto dalla loro categoria lavorativa e decidono di andare anche a occupare i nostri spazi, teatri, locali. Allora io ho detto, sai che faccio io? Mi metto a fare le interviste come un giornalista qualunque, però chi intervisto? Intervisto le persone che conosco, perché devo prima ovviamente calibrare, poi parto, vado a intervistare anche, però prima devo rivolgermi ai colleghi, agli amici, in modo da, insomma, vedere se riesco a fare delle domande anch'io interessanti, se riesco a scoprire qualcosa di non, di mai non detto, hai capito, queste cose qui. Allora, oggi ho il primo fre in genovese, lo dico per quelli che ci ascoltano, anche per i foresti, quelli che ci ascoltano da fuori Liguria, fre, fratello, però lui è veramente un collega che io stimo tantissimo. Le volte che ci siamo incontrati sul palco ci siamo fatti veramente tante risate, sia sopra che sotto il palco. Insomma, vabbè, bando agli indugi, cioè Enrique Balbontin. Eccolo qui! Guarda che bello che sei! Ormai veramente la natura ha avuto per me un contrappasso abbastanza violento, nel senso che ormai sembro Pippo Franco in acido. Parlando di comici, parlandone da vivi sempre, Daniele, se c'è un comico che mi è sempre stato sul cazzo è Pippo Franco. No, un po' devo dire qua. Che così col Pippo primo Franco piano è impietoso in questo senso. Lo so, guarda, ma tanto anche se mi distanzio, sembra lo stesso che comunque ti sono partiti così. Grazie per aver voluto iniziare questa tua giornalistica. Ti ringrazio di aver scelto me come prima cavia. Ma io voglio diventare una pedra di aver fatto una mossa suicida. Daniele Racco nel mondo, voglio che poi si dica Daniele Racco era una penna, ecco, questo mi piaceva come cosa, ma non ci riuscirò mai. Un'altra delle carriere che voglio intraprendere. Appena digitale ormai. Appena digitale. Quindi, senti, no, parto con le domande. Comunque, il tuo discorso... Vai, no, posso rispondere vai. Anche a cosa che hai detto, cioè sul fatto che ci sta rubando il lavoro. Ecco, è verissimo, e lo fanno delle categorie tutto insospettabili, perché passi per gli youtuber, certo. Passi per i virologi, ma i politici, capito? No, questi qua veramente ormai noi non abbiamo più senso in televisione. Io infatti pensavo di candidarmi a questo punto, cioè di fare, e non saresti loro, neanche il primo di mestiere a loro. Appunto, ci sono degli esempi abbastanza illustri che abbiamo già nella nostra regione, appunto. No, però anche lui se io non ce l'ho la villa No, lui non si è mai candidato, ma chi invece si candidò e fu, se non mi sbaglio, anche eletto, Massimo Boldi, ragazzi. Ma insomma, esempi ne possiamo trovare. Lo slogan ce l'ho anche. Allora, intanto il programma non farò un belino come tutti questi altri, quindi okay. Sarò uguale agli altri. Vai. Però almeno io sono un vero pagliaccio, professionista, cioè non pagliaccio. Io volevo fare il partito dei ciccioni qualche chilo fa, adesso non sono né carne non né pesce. Più, basta, sono in quel limbo di merda che non sono né magro né obeso, ma quando ero obeso volevo fare il partito dei ciccioni, è uno slogan bellissimo, votateci che noi al governo ci arriviamo già mangiati, e questo secondo me era bello. Bravo, sarebbe una bella idea. E qui la satira si impenna. Senti, ma guarda, infatti io mi astengo da fare satira, mi astengo sempre perché c'è chi la fa molto meglio di me e appunto, e poi trovo che a volte sia pericolosa, è un boomerang, perché poi rendi simpatico una carogna e questa carogna poi diventa una specie di pupazzetto simpatico, ma sì, dai. E invece no, la satira deve essere più cattiva e più incisiva. Senti, come nasce l'Enrique Balbontin comico? Ma che domandona, prima secca così. Guarda, credo che nasca esattamente con la persona fisica, nel senso che in realtà io poi non avevo neanche mai pensato di farlo come un lavoro, cioè, mai pensato di fare nessun tipo di lavoro, o almeno la speranza era quella. Però nasce così, io sono sempre stato così, probabilmente è una tara, io sono difettoso proprio dalla nascita, o comunque non dalla nascita, da abbastanza presto,
perso la mamma da molto piccolo, quindi c'era insomma molta tristezza anche per questo. Allora io forse per reagire ho iniziato a fare il belinone, non lo so, comunque è una cosa che ho sempre avuto nelle mie corde, quindi nasce con me. No, devo dire, io confermo questa cosa, che Enrique secondo me è uno dei pochi comici che è molto divertente anche nella vita sociale, anche fuori dal palco, nelle cene, dietro le quinte, non ti annoi mai con lui, sempre. Poi ha questi modi carini sempre di chiamarti, quel nomignolo, il furetto, queste cose che a me piacciono moltissimo. ma è disagio mentale, lo so, Dani, però è bello mentale. Va bene, senti, invece tutta la questione che a me ha sempre fatto molto ridere e che io ho usato nel wrestling, quella di Ciao Milano, io l'ho usata perché io combattevo in una federazione milanese, dovevo fare il cattivo e quindi salivo sul ring e dicevo è un posto di merda, ci mette la nebbia, quando finivo il match dicevo ciao Milano, torno al mare, dargli fastidio, no? Questa cosa qui ti è un po' sfuggita di mano, cioè è nata per una gag e poi è esplosa. Ma infatti, ma la cosa appunto che questa cosa è semplicemente una rappresentazione di una cosa già preesistente e fortemente radicata nell'anima ligure, certo. Il rapporto diciamo con le foreste per i milanesi. Io poi sono cresciuto ad Arenzano, che è proprio una meta di milanesi, no? E quindi il menaggio, diciamo, io questi video, questo menaggio, che poi ricordiamolo, è un'idea in realtà di Alessandro Bianchi dell'Esch, che lui vivendo a Quinto la mattina dalla passeggiate si filmava facendo vedere appunto queste albe meravigliose sulla passeggiata di Nervi, no? Diceva, chissà adesso in tangenziale come sarà così. Ma allora anch'io mi sento a fare insomma video di menaggio e appunto sono diventati virali proprio perché e incriminarlo ai milanesi questo, e chiunque può mettersi con un panorama in Liguria dietro dire una mezza belinata di questo genere. Assolutamente sì, ma non ci vuole, ecco. Ma in realtà vabbè, il 90% dei milanesi ha gradito questa cosa qui, cioè è stata una cosa comica, poi c'è stato qualcuno che si è incazzato. Ma poi c'è stato l'upgrade di Di Marco con Milano Suca, che secondo me è un po' fortissimo. Però essendo un estremista diciamo che riciclato così il concetto, no, ma io guarda, le persone, appunto tanti amici a Milano, ho lavorato tanti anni a Milano e quindi in realtà appunto è una meschina presa in giro, ma dovuta poi forse anche alla consapevolezza che senza di loro per tante cose, io parlo per esempio per il lavoro di comico, senza aver potuto lavorare in televisione o in certi ambienti di appunto milanesi, adesso continuerei a far marcire in galera degli innocenti, probabilmente, cioè la mia professione precedente. Diciamolo per chi non lo sa, tu nasci avvocato. Ma no, anche lì nasco, sono parole grosse. Diventi, a un certo momento diventi. Sì, ho fatto il manovale, ho fatto il manovale del diritto tanti anni, Mi piace Genova, come ti sminuisci, perché comunque una laurea in giurisprudenza non è che la prendi così, cioè o sei il figlio di Bossi che la prende in Albania, se no è complicato. Io l'ho presa alla facoltà di Genova, che è una fra le più difficili d'Italia anche, però l'ho presa grazie dei compagni di studio che mi trascinavano veramente in questa avventura. No, comunque tornando poi quando ho iniziato a esercitare veramente, intanto ti do una notazione, ma tu lo saprai, ma tanti non lo sanno, che vedi alle volte la vita fa i giri. Allora, io avevo una socia, avevamo lo studio nei vicoli, e la mia socia, Lara De Bernardis, è da tanti anni, e attualmente ancora, la moglie di Lash, di Alessandro Bianchi. Quindi, vabbè, che è un grande comico, il nostro collega, compagno dei Pirati di Garuglie. Adesso ne parliamo dei Pirati. No, quindi, veramente, noi siamo come in un film di Tarantino, con le storie che si intrecciano, veramente. Per fortuna un po' meno violenta, però. Comunque, abbiamo fatto questa follia di aprire questo studio nei vicoli. Quindi, era dettata innanzitutto da ragioni economiche la scelta, perché non potevamo permetterci uno studio in via 20 settembre, in via Sarotti, diciamo le vie in
di Genova, e poi perché avevamo una clientela appunto sicuramente in pandan con noi, che era questa 98% da stranieri, extracomunitari, di tutti i generi, zingari, africani, arabi, dell'est, appunto, siccome lo studio era a fianco a Via della Maddalena, Sì, molti beh. di queste persone, cioè noi difendendo prostitute, ladri, spacciatori, papponi, ecce, questa gente trovava comodo avere uno studio di un avvocato a Certo, fianco al posto di lavoro. doveva Cioè, alzarsi comodo, presto non la doveva neanche mattina. andare in via. È stupendo. E quindi, però, vabbè, adesso, visto che parliamo della parte così della mia vita in cui ho fatto veramente ridere, però non nelle sedi appropriate, cioè nei tribunali, tanto Dani, tu che sei una persona acuta, ragioniamo sul fatto che intanto nel mondo della legge si ride, cioè il mondo sembra di no, ma tu basta che entri in un'aula di tribunale e leggi la battuta più folgorante che sia stata mai scritta da un essere umano, purtroppo rimasta anonima, che la legge è uguale per tutti. E io E quando per tutto entravo, il dice, la mondo, tra guardavo, l'altro, così. la leggevo, dicevo, sì, la legge è uguale per tutti e il mio culo è un giardino. Cioè, è uguale, è identico. Partivi così con le Poi arringhe. avevano fatto. No, vabbè, fra me e me, ma insomma, la credibilità che avevo era già comunque molto scarsa. In ogni caso, poi hanno fatto l'upgrade di questa battuta, perché hanno scritto anche che la legge è amministrata in nome del popolo, Dani. Quindi questo prova che Suor Germana era una ninfomane. Ecco. Quindi tutto torna, vedi. Io poi, infatti, entro e leggo una frase del genere, penso alla gente, però, poi quando entro in un'aula di tribunale, non parlo dei criminali, ma parlo delle persone normali. Hanno un po' di ansia, no? Avrebbero bisogno di essere tranquillizzate. No? Allora io metterei una scritta svolazzante, no? Tipo bacio perugina sopra lo scranno del giudice, con scritto la legge è un apostrofo rosa, tre parole ti e in culo. Così lo sai, te l'abbiamo detto bene. No? E da qua, vabbè, Vabbè, comunque. e chiudiamo questo capitolo prima che ci vengano ad arrestare o vuoi? Prima che ci arrestino. Peccato perché comunque ho degli aneddoti molto belli. Io, guarda, adesso mi sono buttato giù, è vero, come avvocato, però ne dico solo No. uno. Io sono, Dani, dico la verità, quello che dico è vero, Vai. sono riuscito a fare prendere gli arresti domiciliari a un senza tetto, che sembra una velenata, ma è facilissimo. Pensa, nei giardinetti dove risiedeva abitualmente. No, vabbè, ma che La tesi. bello. Ma infatti è bellissimo, Dani, perché è l'unica volta che ho trovato un giudice che avesse dell'erba migliore della mia, no? Allora io poi Sì. gli ho chiesto anche dopo. Vabbè, senti, non chiedo come pagavano alcuni dei tuoi clienti perché non lo voglio sapere, poi comunque segreto professionale. Bravo, fai bene, non pagavano, guarda, è proprio lì il segreto. Che meraviglia. Senti, invece, facciamo un po' un salto. Beh, alcuni ti hanno ispirato però a dei personaggi. Io ne ricordo uno, lo Sì, zingaro guarda. ricco che chiedeva l'elemosina col boss, era stupendo. Sì, ma no, ma è un personaggio reale. Lui, allora, vabbè, io avevo un gran numero di clienti gitani, zingari, Sì. Rom, Sinti, no? E vabbè, chiaramente l'attività dell'accattonaggio, orribile, data. Poi ai bambini, agli storpi, a queste cose, una cosa orribile. E lui però si differenziava perché si vestiva bene, si vestiva Bene, sì. proprio bene, poi si portava dietro una foto della sua famiglia, che non so neanche se fosse la sua famiglia, comunque una foto di una famiglia. C'era lui, c'erano dei ragazzi, una moglie, vestiti bene, incorniciate in una cornice d'argento, bello, no? E andava nei quartieri, di Genova. Tipo Carignano, Albaro, Sì, quartierino, bene, diciamo, Aquilino, ricco. Sulgrano, no? Fermava gente e gli chiedeva, c'erano ancora le lire all'epoca, no? E gli chiedeva, gli diceva, guardi, io ho questi figli che sono all'università, sono in un momento temporaneo di difficoltà, non vorrei mai che smettessero di studiare, io ho bisogno di soldi, lei è mezzo milione. E gli chiedeva mezzo milione. All'epoca era abbastanza, no? Dico, Partito poi a un altissimo. genere di Albaro, di Castelletto, Mezzo mio te l'ha mai gli detto. viene l'infarto. Ma questa tecnica pagava, perché intanto loro non vedevano il classico zingaro sporco, brutto, da cui scappare,
cui non fidarsi, vedevano un loro alter ego che era andato nella merda in Romania, hai capito? Una persona come potrei essere io in quel momento, che ho una famiglia normale, dei figli che studiano e che hanno un momento di difficoltà. Quindi non gli davano 500.000, ma gli davano a volte 50.000 lire, 100.000 lire. Quindi gli davano, questo faceva all'epoca, faceva 5-6 milioni al mese all'epoca. Quindi io avevo superlativizzato il personaggio e uscivo con il boss e chiedevo elemosine per motivi futili. Dicevo, mia moglie è malata, ti prego, signore, a lei ha la sindrome del shopping, tutti i giorni mi deve sputacare 10-20 mila euro, ti prego. Vabbè, però le stesse e satira anche questa, secondo ma me. Ma oltretutto abbiamo pescato nella Romania e nei Rom anche in un altro un personaggio che faceva anche un Ceccone, che erano questi due fratelli Palinga. Ci arrivavo, che ci stavo arrivando. Ci stavo arrivando perché quello è secondo me uno dei bei momenti della comicità. Cioè, ergere veramente a eroi porta sfiga. Vai tra l'altro a prendere per il culo tutta una parte del mondo dello spettacolo che crede nella sfortuna, nei riti, no? Anche in maniera tragica. Poi e quindi non è vero, ma il problema, Dani, è che lo puoi fare fino praticamente a Firenze, poi da lì in giù in Italia non puoi neanche andare a parlare. Lì Palinga facevano molto ridere, tante belle cose, tanta bella cosa. Auguri in famiglia, buona fortuna. E ti arriva la iattura più totale. Senti, è mai successo qualcosa? Era piaciuto. Ci aveva chiamato anche Fabio all'epoca. Ma no, ma praticamente io conoscevo tutti questi musicisti da strada rom, no? E loro si mettevano a suonare queste canzoncine tristissime, no? Per strada, per fare cappè, per fare la colletta. E facevano sempre questo preambolo, e quando la gente li passava dicevano buona fortuna, auguri, tanta bella cosa, auguri la famiglia, dedicavano queste canzoncine di una tristezza inenarrabile con anche proprio un augurio di buona fortuna. Quindi non c'è di mente questa cosa di raccontare delle piccole storielle che capitano a tutti, dove però poi alla fine, cioè, parlavo di un amico nostro, che anche a lui gli era successa quella cosa lì, e però poi alla fine non era finita bene, diciamo. Non era finita bene, no. Lo so perché una volta, Dani, sono stato un soggetto della Siamo andati oltre. Adesso, dalla sfiga, siamo passati a fare i morti. I morti? Ah, scusa. No, sì, facciamo due personaggi in linea, ma secondo me poi rimane forse dimagrita. Dicevo, no, volevo arrivare invece all'incontro con Andrea Ceccon. Amicizia prima, poi dopo un po' diventate un duo, diventate proprio, vi sposate praticamente artisticamente, e poi siamo una coppia di fatti. Ampliate la famiglia e diventate i Pirati dei Caruggi, che è una realtà stupenda, mi piace moltissimo. Allora Ceccon, vabbè, inutile che ve ne parlo io. Intanto io, quando, appunto, come dice lui, quando tu ancora facevi le seghe ai canarini, io già ero in giro a trombare, a scittarmi delle vero, voci atroci. Ci sono quei vent'anni che... Vabbè, Andrea Ceccon è un artista incredibile. Lui a 18 anni era in giro con Gaber, con Umbretta Colli, faceva cose incredibili. Musicista, vabbè, ha fatto dischi con Mina, con Carosone. Aneddoti clamorosi, Andrea, veramente. Aneddoti clamorosi. E Ceccon soprattutto è un personaggio fantastico, è un artista, è una persona fantastica. È un uomo che gira in moto ape, e io questa cosa, cioè, lo invidio tantissimo. Vive nei boschi genovesi. Un personaggio, sì, tutto vero, è bellissimo, che tu ti aspetti, no? È fantastico nell'immaginario collettivo, chi lavora, sì, in è una persona di, lo pensano sempre con la villa con piscina, lui no, vive ai margini della società veramente. Se non lo conosci bene, probabilmente ti immagini ciò.
Comunque con Andrea fu così che lui, vabbè, era un artista già molto presente sulla scena sia nazionale che genovese. Io iniziavo a fare l'imbecille, facevo delle cosine con i cavalli marci, mi facevano, ero un ospite praticamente fisico con i cavalli marci, e poi c'era questo fiorire di locali, localini nel centro storico. Io ero venuto a vivere nei vicoli, erano i primi anni 90, e c'era un'atmosfera bestiale. Quindi tutti questi locali, la Madeleine, Le Corbusier, vabbè, insomma, adesso non ne dico più perché sennò poi mi dimentico, ma comunque fu proprio lì che c'erano degli esperimenti, praticamente mischiavano persone. È vero, giocavamo tantissimo in quegli anni, c'ero anch'io in giro, era fantastico. Tu, Dani, sei uno di quelli della leva, dice, non cronologicamente, ma tu sei in giro da 30 anni. Io mi ricordo di te da 30, cioè da prima anche. Ecco, conoscermi. Ero tu sei un comico pazzesco. E quindi, soprattutto sei di Savona, sì, vuol dire. Poi apriremo la parentesi. Dovremo aprire una parentesi, ovviamente. Yes. Comunque, ci mischiarono in una serata. C'era Ceccon, Manfredi, Max Biaselli, Buonanima e io, no? E avevamo fatto stasera, io facevo questo personaggio del giapponese, no? E a Ceccon gli era piaciuta questa cosa, così qui io, vabbè, lo amavo enormemente, lo seguivo tutte le cose che faceva, Ceccon lo conoscevo benissimo, però non lo conoscevo di persona. E così poi lui viveva nei vicoli, io anche... non facevamo tutte e due un'amica, cioè, o meglio, io facevo l'avvocato in realtà, infatti lui poi dopo un po' che abbiamo iniziato questo sodalizio mi disse: guarda che dovrai fare una scelta perché non puoi fare tutte e due le cose. E allora ho pensato: vabbè, faccio la scelta più umanitaria possibile, cioè anziché sbattere in galera innocenti vado a fare l'imbecille sui palchi. E quindi con Ceccon poi è partito di tutto, perché ovviamente Andrea è una persona soprattutto creativamente pazzesca, e quindi poi abbiamo una sintonia proprio di humor. Sì, è vero. Siamo due merde, quindi ci piace proprio, ci piace alcune cose moltissimo, e quindi abbiamo cercato di Torta di riso è il programma di papere di filmati divertenti, però commentato da voi prende tutta un'altra dimensione, cioè ormai l'imbecille del giorno è nel linguaggio comune collettivo, cioè quando qualcuno fa una cazzata è l'imbecille del giorno. Queste sono cose importanti. Ma sì, guarda, sai cosa? Abbiamo avuto la fortuna di fare questo programma, innanzitutto nello studio di Ceccon, quindi non a Milano, negli studi, non con produttori, autori, quindi abbiamo avuto estrema libertà di farlo, e quindi l'originalità era obbligatoria, perché i mezzi non c'erano, quindi dovevamo sopperire con noi stessi. Che e bello. Poi il fatto che abbiamo potuto fare 12 edizioni di questo programma, e quindi in 12 edizioni affini la cosa e già eravamo affiatati, diciamo, ma adesso, insomma, praticamente potremmo commentare i filmati della comunione della bambina, sì. Sì. Che non fanno ridere, ma magari riuscire a far ridere. Con la mancanza di lavoro che c'è, magari facciamo una fiera degli sposi, lo proponiamo, perché non è male. Ma no, guarda, io sognerei poter tornare a fare. Secondo me ci sta. Ma sai che ormai, guarda, ci sono poi fonti dove attingere, meravigliose, perché sì. Lo stesso tipo Facebook Watch, piuttosto che TikTok, trovi dei filmati ma fantastici, di provini, di cose stupende. Poi noi, più che commentare anche solo la gente che... è andato via tutto? Qua vedo delle cosine che girano. Io ti vedo e ti sento. Dani, non ci sei più. Io ti vedo e ti sento. Io nel dubbio vado avanti. Vai avanti. Having trouble. Ah no, ok, eccoci. Vabbè, poi editerò. Se viene una merda, rifacciamo. Che ti devo dire? Allora, quello è sicuro. No, anzi, questo non lo tagliare. E soprattutto la cosa se viene una merda. Perché, cioè, non se viene una merda. No, dal punto di vista tecnico, deficiente.
Vabbè, comunque dai, tanto stavo dicendo una cosa che non interessava a mica nessuno. Andiamo avanti. No, dicevi che invece io lì volevo arrivare perché è inutile che ci giriamo intorno, stiamo vivendo un momento pazzesco con questo lockdown, una cosa epocale, quindi un minimo accenno bisogna farlo. Ognuno di noi l'ha affrontato un po' alla sua maniera, no? C'è chi si è dato a fare qualunque cosa. Tu, ad esempio, fai una cosa che a me piace moltissimo. Metti delle notizie, che trovi, delle foto, delle cose molto divertenti di giornali o situazioni. Ogni giorno Sì. è una cosa seguitissima in realtà, perché hai un sacco di... Intanto hai una Non fanbase so importante, dire. però sono molto seguite e molto commentate. Allora, io ti racconto la verità. Praticamente io fino a 2 anni fa, quando ho fatto quella belinata di Ciao Milano, io non avevo neanche un canale social, no? Vero, E questo posso confermare. soprattutto Fabrizio Casalino pennellava di Nutella tutti i giorni dicendomi che non era ammissibile che io facendo questo tipo di mestiere non avessi un Facebook qualunque, una cagata. Addirittura lui individuava in questo un atteggiamento da snob, proprio come dire uno che No, fa cioè talmente il figo che può non era sembrare, ma questo a un chi ti certo punto. conosce Ma sa che non è io così. vabbè, ma comunque, infatti, poi il problema, poi, secondo me, di questa cosa è anche un po' personale, nel senso che io ho sempre visto un po' i social network come una specie di seconda possibilità di proporsi al di fuori di certi canoni, di certi cliché, no? Addirittura per molti è una specie di maschera o di cosa, ehi, ciao, Verissimo. sono qua, ehi, esisto anch'io, no? Certo. E allora a me dà un po' di tristezza questa cosa. In più, da quello che ho sperimentato, è veramente a tonnara, nel senso che può arrivare chiunque, dire qualunque cosa, fare. E anche lì il discorso che facevamo della gente che ci ruba il mestiere, Vabbè, lì è e proprio anche lì tonnellata. ormai sono tutti cotti. Hai Vero. capito? Quindi ormai basta che lì c'è la webcam, ti metti lì e fai la tua cosa. Ma che voglio dire, secondo me, poi d'altronde è una selezione naturale. Cioè, noi dobbiamo fare un po' l'immunità di gregge a questa cosa e dobbiamo sopravvivere a tutti questi. Io ricordo ancora, cos'era, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, un po' di tempo fa, sono andato a fare una serata in Toscana, in Versilia, in questa discoteca, in questo locale, e sabato dopo di me c'era Saluda Antonio. Non so Mamma se tu hai mia. presente chi è. Sì, ce l'ho Sì, esatto. presentissimo, Però purtroppo. non... Però ti dico, attenzione a come se ne parla perché è gestito dalla camorra, quindi non si bisogna, devo sempre stare attento. Allora, saluto Antonio, a parte che pigliava 1500 a nero nella busta del sommergibile, non fa uno spettacolo, va lì e fa dei selfie o dei filmati con degli altri imbecilli, saluto Antonio, saluto Antonio. Quindi, ed era alla stregua venduto esattamente come uno spettacolo comico, cioè come in una Ecco, rassegna, perché c'ero io, molto poi mi bene. ricordo che c'era Cacciò, c'era Saluto C'è gente che, voglio dire, sta sul palco e si fa il culo per arrivare a questo. Vabbè, però. Antonio. No, ma infatti quello è il problema, che dal web, ma è anche giusto che ci sia la possibilità di farcela anche, come dire, a questo modo, no? Ce l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, ce l'ha fatta Dai, Fedez. dai. L'ha fatta Fedez, purtroppo poi non si capisce inspiegabilmente, poi è andato a fare X Factor, Però cioè Fedez lui ce ha l'aveva un... Poi fatta. ti può piacere o non piacere, però ha uno status di musicista, artista, in qualche No, modo. no, Poi magari è no, un ma io genere che a noi dico che non lui ce piace. l'aveva fatta. No, no. Io dico che ce l'aveva fatta con la rete, Vabbè, sì, ma la che lui rete è non era molti, ma... riuscito a entrare nel sistema per cui. Dove poi è andato a finire, ok? È Sì. andato a fare anche lui i bocchini a Satana, Suck Satan's Cock, diceva Billy Hicks, ok? E lui parlava del marketing, veramente, vabbè, però il concetto è quello. E quindi anche lì è un peccato che poi se esistono delle realtà di persone che riescono a farcela così in autonomia, in autarchia con la rete, poi che anche economicamente poi ti può sostenere, voglio dire, non è che è necessario poi diventare milionari. Ah no, Però vabbè, assolutamente. lui mi No, sembra più su un piano.
di quel tipo lì, ecco, sì. Milioni. Qualche soldino l'ha fatto. Sai che a Fedez, io ho avuto un bambino qualche anno fa, no? È appena nato, lui ha fatto una canzone di quelle strappacuore dedicata al figlio, no? Meravigliosa. Allora io gli avevo fatto un centone, la stessa canzone è sempre di lui, dedicata al figlio, ma 16 anni dopo. Sì. Non era così. Me la ricordo. Vabbè, niente, andiamo avanti. Senti, arriviamo ai Pirati dei Carugi, abbiamo ancora qualche minuto, perché quindi sì. Mi spiace. Sono ore, parliamo. No, vorrei che durasse una mezz'oretta o poco più, no? Non voglio tediare troppo le persone, poi in realtà chi se ne frega, decido io, quindi. Vabbè, poi tu sforbici dove vuoi. No, non sforbici, vorrei metterla così con me. Come nascono i Pirati dei Carugi? A parte ovviamente dalla vostra amicizia, il desiderio di fare delle cose insieme. Mi interessa molto questa cosa qui. Guarda, allora intanto sì, perché poi comunque noi avevamo delle cose che abbiamo sempre fatto, diciamo in tre, no? Perché noi siamo un trio da molto tempo con Fabrizio. Pur non avendo, come dire, un nome, ma tanto noi eravamo quelli della torta di riso, eravamo quelli lì, insomma, quindi non c'era neanche. Poi Lash, che è una persona pragmatica, è un organizzatore, è un vero professionista, perché in realtà noi siamo molto più cialtroni, no? Invece Lash è una persona, è un professionista, è un vero il professionista. Vostro grillo parlante. Non che i miei colleghi non lo siano, cioè lo sono. Però, no, sì, proprio che si fa anche il culo, fa delle cose, si occupa la SIAE, e il palco, e i camerini, e la cosa, e il fonico, e le luci. Cioè, è uno che è un professionista, capito? Noi magari andiamo un pochino più così leggeri, no? E anche questo tipo di struttura lui ha voluto crearla anche per fare degli spettacoli, no? Effettivamente, perché poi appunto noi siamo negli anni abbiamo sempre fatto, ti ricordi, perché tu sei venuto tante volte, delle cose aggregative, no? E quindi dall'Op altrove, lì in Corso Italia, abbiamo fatto vari poi sopra Tiger, cioè avevamo questa situazione settimanale che è un po', come dire, il laboratorio, lo chiamano come vuoi, insomma, che però appunto poi Lash l'ha fatto diventare un qualcosa di ulteriore rispetto a un laboratorio e basta, dove provi il pezzo, così è diventato una sorta di spettacolo sempre diverso, fatto appunto con non con l'organizzazione diciamo la dovizia, la bravura che avete voi, Brucia Baracche, no, però vabbè, comunque se non altro un accrocchio un pochino buttato. No, vabbè, comunque voi avete una bella organizzazione, cioè grazie, no, noi siamo, Antona, allora, insomma, noi cioè, abbiamo, comunque, abbiamo questa cosa qua. È qualcosa di, anche perché in 10... No, ma io credo che intanto c'è un'amicizia, o quantomeno una frequentazione di anni, e questo ci accomuna, secondo me. E poi c'è la cosa che quando ci divertiamo tanto sul palco, per cui quando sali le cose poi bene o male funzionano, ma è una sorta di miracolo che succede ogni volta, ma in realtà di veramente provato e di veramente organizzato, no, c'è, perché c'è, se non lo riesci a fare. Però non come magari uno può pensare, ci sono tanti scazzi, cioè, ma quello fa parte dell'essere artisti e dell'essere genovesi. Vabbè, secondo me. Come minimo. Dell'essere genovesi. Come minimo. Cioè, poi noi per fortuna... usciamo di testa a turno, no? Ma immagino che succeda anche a voi. È giusto, ma è giusto che sia così. Anche. Io quello che dico è che, come hai detto tu prima, la cosa poi nasce principalmente dal fatto che siamo amici, no? Quindi... allora questo ti porta a stare insieme, poi il mestiere che facciamo è questo, e anche farlo insieme è anche meno pesante che farlo da solo. Questo è perché appunto quando si va a fare le serate da solo tanto è bello, no? Ma spesso volentieri io preferisco in assoluto essere con i miei amici, ci si diverte molto di più, ti fai meno il culo sul palco, perché comunque voglio dire in quattro o uno, fai un'ora e mezza da solo, fai un'ora e mezza in quattro, ma anche per il pubblico è più varia la cosa, è molto certo. Più varia, poi noi non siamo tanti, siamo in quattro, però possiamo fare uno in coppia, in trio, in quattro, e facciamo varie scenette, canzoni, cose,
insomma, che alla fine comunque anche solo in quattro riesce a dare una varietà comunque della cosa. No, ma a me è bellissimo. E poi ti dico, appunto, non apprezzo poter passare la serata insieme, ecco. Infatti la cosa che mi manca di più adesso, come a te, come a tutti quelli che fanno il nostro mestiere, è quella lì di non vedersi con i colleghi, con gli amici, di non poter fare, vero, salire su un palco, provare fare un'idea, insomma, queste cose qua. Va bene. Beh, hai visto, è volata questa mezz'ora qua, anzi, abbiamo anche sforato. Quindi... Sì, io manco me ne sono accorto. Io ti ringrazio molto. Sarà per quelli che la vedono che sarà bello. Ma no, invece quelli che la vedono si divertiranno. Ti ringrazio moltissimo davvero di aver passato questo tempo con me, di avermi raccontato. Dai, bello. Ci siamo fatti una chiacchiera nostra, molto serena. Sono contento di averti visto così, e mi fa piacere, ti do un grande abbraccio, spero di vederci su un palco presto. Sì, sarà prestissimo. Ti lascio, faccio la conclusione, salutiamo Enrique. Mi raccomando, non ti abbiamo parlato, nella conclusione parla di Swan. No, è vero. Va bene, dai. Ciao Enrique, a presto. Allora, bene, finisce qui. Prima puntata, meglio comici. Siamo partiti, direi, molto bene. Enrique Balbontini, il massimo, veramente, esponente della cialtroneria in comicità, che a me piace tantissimo. Una persona che mi allieta. Ogni volta che la vedo sto bene. Quindi grazie per averci seguito. Questa è la prima puntata, meglio comici, ci saranno tanti altri ospiti così, a sentimento, non c'è una cadenza settimanale, bisettimanale, mensile, giornaliera. Quando ho voglia di farmi una chiacchiera con un collega, la registro e ve la faccio vedere. Grazie a tutti.